Berlusconi ha trovato la scusa, ragazzi. Ci sarebbe? Non è vero che sono successe quelle cose raccontate su tutti i giornali, eccetera. È vero. Hanno scoperto che la villa di Arcore è maledetta. L'esorcista e il cimitero di Villa San Martino, e questo è il titolo. Pare che all'epoca questa villa fosse del marchese Camillo Casati, no, e che uccise sua moglie. Eh? Ma perché? Quest'uomo cosa faceva in quella villa? Organizzava festini e orge. Quindi Berlusconi in realtà non è lui a organizzare queste cose, ma è lo spirito di questo marchese di nome Camillo Casati, che fa le orge quando lui non c'è. Però poi lo incolpa perché indossa una maschera uguale a quella di Berlusconi. In realtà, giuro che non è uno scherzo, è scritto sul giornale. In realtà a Villa San Martino c'è solo un fotografo che fa delle foto a degli spiriti. Bravo! Non c'è nessun altro. Cioè Berlusconi gira nudo per casa perché è da solo e senza moglie, saranno cazzi suoi. Ci sono gli spiriti che si inchiappettano tra di loro, no, e gli fanno le foto. Capisci, poverino? Allora io volevo fare una cosa, facciamo un esperimento. Chiamiamo Villa San Martino, vediamo, la casa di Berlusconi ad Arcore, e chiediamo al maggiordomo se in effetti ha visto magari qualche spirito strano. Vediamo, ci proviamo. Sì. Attenzione, stiamo chiamando. Pronto? Stava mangiando. Pronto? Sì, buongiorno, Villa San Martino? Sì, buongiorno. Stavo cercando Nino, se è possibile. Chi lo desidera? Sono Marco Mazzoli. Un attimo. Grazie, molto gentile. Nino San Nicola, vero? Sì, sì, esatto. Okay, scusi, grazie. Grazie. San Nicola, San Vincenzo. San Nicola di Bar. Nino. Pronto? Nino! Chi è? È lo zoo! Oh, ciao, come state? Oh, ma è una vita, ma è una vita che non vi fate sentire. No, noi ti abbiamo cercato un sacco di volte, ci avevano detto che non vero, sì, che non c'eri più. Avevo paura che il premier ti avesse licenziato perché ogni tanto fai le dirette con noi. Ma no, anzi, è molto contento che faccio le dirette con voi. Ma non credo. Sei sicurissimo? Molto sicuro. Senti, Nino, una curiosità. Dimmi. Allora, abbiamo letto sui giornali che in realtà non è vero che c'erano le festine nella casa lì ad Arcore, ma sono gli spiriti. Può darsi che avete ragione voi altri. No. Cioè, io ho una mia teoria, che il signor Silvio Berlusconi vada in giro per casa sua nudo di giorno, di notte, giustamente, era solo in casa, no, e che gli spiriti che facevano le orge mille anni fa lo circondino e così i fotografi lo incastrano, capito? Animali che siete. Ma tu hai mai visto uno spirito magari con le zinne di fuori? Come no? Una spirita con le zinne di fuori. Scusa Nino, vorrei farti una domanda, ma secondo te come si fa a riconoscere uno spirito minorenne da uno maggiorenne? Eh? C'ha le labbra trasparenti più grosse. Come va, ragazzi? Tutti bene? Tutto bene, abbiamo ricominciato da poco. È la prima settimana dopo una lunga pausa, Nino. Ma come mai? Sai, un po' di casini anche noi. Ah, sì? Senza minorenni, però. Sì. Hanno provato a buttarci giù anche a noi, come al governo, ma non ci sono riusciti. Benissimo, ragazzi. Nino, sono Leone di Lernia, c'hai lo stesso nome mio. Che sei, di Trani? Ma va. Di Trani, no? Ma va, di dove sei, Nino? Io, dalla provincia di Cosenza. Siamo lì, calabrese. Va bene. Senti Nino, salutaci il press, va bene? Grazie ragazzi. Oh, se vedi qualche verginella in giro, fantasma, roba, facci due foto. Ve la mando. Va bene, grazie, ciao Nino. Ciao caro, ciao.